come state dicendo, gli studi, è una persona che chiaramente aveva detto quale sarebbe stato il suo programma, quali sarebbero state le prime iniziative che avrebbe preso, un po' dalla parte quella economica, per cui quella sulle aziende, cercare di riportare sul territorio americano, e quelle sull'immigrazione. Per cui mi stupisco che la gente si stupisca definendo qualcosa di non democratico, quando è l'esempio invece proprio della democrazia. La gente l'ha votato su un programma e lui non lo sta cambiando, lo sta portando avanti ora. Non siamo abituati, lei dice, alla politica che realizza le cose che dice in campagna elettorale. Che dice quello che dice delle cose in campagna elettorale e le realizza immediatamente. E poi quindi, se dovesse vincere Salvini e arrivare al Palazzo Chigi, alla nostra Casa Bianca, la Casa Bianca de Noant, diciamo la matriciana, molto più bello Palazzo Chigi della Casa Bianca, mi domando, Salvini il giorno dopo farebbe il muro? Salvini farebbe tutto quello che stiamo dicendo e quello su cui vogliamo unire una serie di interlocutori, dei programmi chiari, un programma su tutti, oltre quello dell'Europa e dell'economia, e quello sull'immigrazione. Cioè? Perché bisogna riuscire a mettere dei paletti per poter aiutare, come ho detto mille volte, come diciamo mille volte, chi va aiutato realmente, e non accogliamoli tutti per poi non aiutare nessuno, se non, come vediamo spesso anche nella vostra trasmissione, le cooperative che si stanno riempendo di soldi, hanno decuplicato se non di più i loro bilanci, e alla fine stiamo importando tanta manodopera che va a passare il prezzo del lavoro, i diritti dei lavoratori, va a alzare le tensioni sociali in tutte le nostre città, per cui non serve veramente a nessuno se non alle cooperative. Va bene, però lei sa bene, grosso imprenditore. Lei sa bene che quando mi dice questo io le dovrei chiedere sì, benissimo, ma quali sono questi paletti? Dove li mettiamo i paletti di questi ipotetici muri? Cioè, come fermiamo l'immigrazione in Italia? Anzi, i migranti, in questo caso richiedenti asilo, che ne abbiano o meno diritto è un altro conto, ma insomma, come facciamo a riconoscerli? Io vedo sempre ricette un po' fumose, dai. Sì, però mi sembra che ora Minniti abbia abbracciato, non solo Minniti, sì, una serie di cose che la Lega diceva da tempo, fra cui quello di cercare di fare gli accordi, cercare di fare i campi profughi. Ovviamente in una Libia come ora lo sappiamo tutti che è difficile, ma le persone che partono dalla Libia non vengono dalla Libia, vengono da altri territori, certo, per cui certo, si può certo cercare come in qualche controllare modo la di Libia da altre parti.